Partita de pallone alle 11 di mattina, 20 e 30, topi morti, semicit. Una cosa di quelle, dice 11, ma non era mezzogiorno, no, là da loro in Portogallo erano le 11 di mattina. E infatti si vedeva, ragazzi miei, perché l'illuminazione troppo sole, ci si capiva una mazza. Ma detto questo, dobbiamo parlare dell'ultima amichevole della AS Roma in Portogallo contro Belen cose zozze, una cosa. No, sto scherzando. Belenenses, ragazzi miei, è una squadra di prima divisione portoghese. È stata una partita, ve dico subito, se lascerete una marea di mi piace su questo video, vi porto oggi stesso la live reaction. Non so se su questo canale o sul secondo canale YouTube, quindi andate a seguirmi anche lì, vi lascio il link del canale in descrizione o semplicemente cliccando qui, perché oggi c'è anche l'amichevole del Napoli alle 18 col Wisla Cracovia e stasera c'è Valencia Milan, quindi ok. Detto questo, lo devo dire e ci arriviamo con calma. Sì, il parere su Rui Patricio, su quella papera clamorosa che ha fatto, che mi ha lasciato particolarmente a bocca aperta e che mi ha fatto ripensare in realtà al DNA della S Roma, ai portieri che negli ultimi anni la S Roma ha preso, Paolo Lopez compreso, che è appena andato via, e nonne e zii. Mo' vi dico tutto quanto. Allora, dobbiamo fare un'altra piccola premessa e ricordare che loro sono avanti con la preparazione atletica, perché tra poco, un paio, qualche giorno comincerà il loro campionato e va bene, ma non la voglio utilizzare come scusa, ragazzi miei, perché alla fine, a livello tecnico, secondo me, ma anche tattico, c'è una differenza alquanto abissale tra le due compagini. Detto questo, siamo partiti, vabbè, diciamo col piglio giusto, ma ecco, arrivo a Rui Patricio, una cosa da cui, una cosa che non ti puoi aspettare da un portiere del suo calibro, per l'età che ha. Dici, oh, hai preso un portiere giovanissimo che deve ancora crescere, che ha fatto vedere cose importanti, ci può anche stare un errore del genere. Da una persona, da un portiere così esperto a livello internazionale come lui, ragazzi, dici, ma è un amichevole, ma che te frega? No, mi girano le palle, perché comunque sono cose che non posso assolutamente concepire, non posso assolutamente vedere. Gli arriva sta palla, se prende troppo tempo per stopparla, la stoppa male, arriva in anticipo uno dei loro calciatori e la butta in rete. Non le posso vedere queste cose, perché poi sono cali di concentrazione e sono cose negative che il portiere fa, che possono riflettersi anche in partite più importanti, no? Io è così che la penso. Dice, ma come? Alla fine ha fatto una prima partita. L'esordio di Rui Patricio è stato pazzesco con la S Roma, ragazzi. Ci ha salvato le chiappe, ha parato l'impossibile. Ma a me sembra veramente la storia dei portieri della Roma, tranne, diciamo, Szczęsny e Alisson, che sono quelli che si sono salvati di più con la Roma. Ma porca mignotta! Ma Paolo Lopez, mi confondo sempre Paolo Lopez e Rui Patricio. Ma alla fine non faceva bene o male. Dice, ma è presto per giudicarlo. Intanto una cazzata l'ha messa in cantiere. Alternano miracoli clamorosi e ti risolvono alcune partite, e poi in alcune partite, ragazzi, dice, ma sta partita non l'hai persa. Lo so, ma sinceramente ci sono rimasto un po' male, ripeto, perché da lui non me l'aspettavo. Speriamo sia un caso isolato, perché insomma, vedere un'altra stagione da Roma con un altro, dice, hai preso Rui Patricio, Paolo Lopez, hai pure invecchiato sotto quel punto di vista, e te fai le stesse cose, sarebbe una cosa veramente da mettere sei mani ai capelli. E ok. A parte quello, poi la Roma, ragazzi, ha risposto presente, abbiamo giocato meglio, abbiamo creato una marea di occasioni da rete. Nel primo tempo loro, a parte il gol, non hanno creato assolutamente nulla, poi leggermente nel secondo tempo qualcosina hanno fatto vedere. Prima che mi dimentico, c'era in campo Dzeko nel primo tempo, c'era in campo Pellegrini, non c'era in campo Zaniolo. Pellegrini capitano, io credo che il capitano è un segnale, il capitano della prossima stagione della S Roma probabilmente sarà Lorenzo Pellegrini. Quindi situazione Dzeko, che ancora continuano su quella linea anche della passata stagione, per tutto quel che è successo con Fonseca. Dopo la papera abbiamo reagito, ed è una cosa che ovviamente mi piace. Mi sono segnato tutto quanto, ragazzi miei, perché sono veramente tantissime le cose da dire. Il miracolo del portiere loro, Luis Felipe, o come cazzo si chiama, su Edin Dzeko che brucia un calciatore e rientra. Si crea lo spazio per tirare con il sinistro. Questo portiere che s'allunga gli prende una palla veramente pazzesca. Poi arriva il gol di Dzeko. Nota di merito a Karsdorp, che secondo me oggi ha fatto una partita veramente pazzesca e sarà il terzino destro titolare della S Roma della prossima stagione, senza ombra di dubbio, ragazzi. Bravissimo anche in fase difensiva. Nel secondo tempo ha chiuso una diagonale pazzesca. Poi, con nonchalance e tranquillità, ha fatto un'apertura verso la fascia, l'altra fascia,
mi è piaciuto veramente tantissimo. In occasione del gol del Dzeko mette un assist veramente al bacio, e Dzeko a sto giro che si è sacrificato come sempre per la squadra, mi sono torzato, però a sto giro l'ha buttata dentro e si è creato tante occasioni importanti, più nel vivo dell'azione, no? E più avanzano le partite, no? Più ci avviciniamo alla Serie A, e questo lo prendo come un segnale positivo, no? Un passo avanti per Edin Dzeko, perché quello ci aspettiamo da lui, non solo che fa regista offensivo, che innesca o che si sacrifica, ma anche che se crea occasioni tira e segna, e così è stato, gran bel sinistro, insomma, ok. E, l'ho detto, Karsdorp è stato ottimo pure in occasione di un altro cross, mi è piaciuto veramente tantissimo. Anche Carles Perez non mi è dispiaciuto, e devo dire che Mourinho insiste con lui da titolare. Non vorrei che per la stagione che sta per arrivare lo utilizzerà parecchio, l'ho già detto in un altro video, si è ritagliato qualche occasione importante, un bel tiro parato dal portiere loro, ma anche qualcos'altro murato da fuori nel primo tempo, insomma, qualche occasione importante l'ha creata pure lui, sempre nel vivo dell'azione. L'unica cosa, ecco, a inizio partita ha fatto quello scatto che non serviva assolutamente a nulla, sapeva che avrebbe perso palla e l'ha persa, ma per il resto mi è piaciuto. E la personalità di Trippi ad un certo punto nel tenere la palla, ragazzi miei, anche in fase di pressing loro, con personalità, è una cosa che ho apprezzato veramente tantissimo. Sto Trippi potrebbe rivelarsi un calciatore importante, no? Un nuovo acquisto lo definirei, no? Perché arriva dalla primavera e potrebbe essere aggregato definitivamente in prima squadra anche per l'inizio del campionato. E poi, ragazzi miei, dobbiamo ovviamente arrivare, dopo il gol del pareggio, nel secondo tempo entra Nicolò Zaniolo. C'è stata la cazzata loro anche in questo caso, ovviamente, è una cazzata pazzesca. Zaniolo che si ritrova solo davanti al portiere, lo salta e butta la palla in rete. Segnale di continuità psicologica, ma anche ovviamente nello score da parte di Nicolò Zaniolo, che sembra stia entrando sempre più nel vivo della sua preparazione. Mi auguro che sia così ovviamente anche per il campionato che sta per arrivare. Per noi è come se fosse un nuovo acquisto, guardando la passata stagione, guardando il doppio infortunio, guardando che non lo abbiamo avuto a disposizione, ci rientra in campo e chi lo sa che differenza ci potrà fare. Ovviamente ce lo auguriamo da tifosi della Roma. Bellissimo sto pallone Selept, ragazzi miei, ma è veramente un qualcosa di veramente figo. E poi, ragazzi miei, anche una nota di merito a Zalewski, che è entrato e che ha fatto vedere tutta la sua classe. Ragazzi miei, anche lui, così come Trippi, così come Bove, secondo me possono diventare dei calciatori importanti per la Roma del futuro, e Mourinho mi sembra l'allenatore giusto per dargli quella personalità, per farli crescere ed inserire in un contesto importante, ovviamente, come le partite che contano. Credo di non aver dimenticato assolutamente nulla, e speriamo bene, speriamo che lui Patrizio non faccia altre cazzate, perché mi piace commentare di te, iscrivetevi a tutti i canali, provvedo se vi consiglio, se volete andare in reaction, sapete come funziona, e non ne si e ciao.